benvenuti, sono sempre Victor Laszlo 88 e mentre parlo è uscito da pochissimo il nuovo trailer di It, che pare sia qualcosa di pazzesco, quindi lo guardo, poi lo commento che ancora non l'ho visto. Stavolta sarà in italiano, di solito li guardo in inglese, stavolta ho detto ma sì, dai, proviamo in italiano, quindi mando le ciance, iniziamo. Da bambino pensi l'universo a te. Queste scene le abbiamo già viste più o meno. Sembra tremo venire la gamba quando... Loser lover. Un giorno... ti rendi conto che non è così. Oh... col palloncino che... Perché quando sei solo come un bambino... Questa frase è bellissima comunque. Cioè, è la paura di tutti i bambini, quando ti rendi conto che non sei sicuro per davvero. Mamma, finalmente ce la fanno a vedere bene sto cazzo di clown? No. Finalmente, perché ce l'avevano sempre fatto vedere un po' di sfuggita. Minchia, questa però è uguale a Libra. Madonna. E ragazzi, però qua c'è un bel po' di fedeltà al libro, eh? Tanta fedeltà al libro. Beh, questa qua l'hanno già fatto vedere. Ho visto qualcosa, un clown. Sì, l'ho visto anch'io. Porca troia, questa va... Per questo effetto sonoro, minchia, eccolo lì, Harry Bowers. Harry Bowers è come me lo immaginavo, tra l'altro. Minchia. Mamma mia. Non capisco perché hanno dovuto... cioè, non che me ne frega qualcosa, ma perché mettere i capelli corti e Beverly se... Boh, no. Forse perché fa più anni 80, può essere. No, minchia, cos'è? Raga, no, eh. No, te prego, qua c'è un jumpscare di quel... Mia, guardalo lì. Porco cazzaccio! E no, ragazzi, questo secondo me... Insomma, allora, questo trailer non fa che confermarmi che It potrebbe essere una grandissima figata. Sembra essere molto fedele al romanzo e soprattutto ricordiamoci che questa, anche se non l'hanno detto ufficialmente, è la prima parte, quella con i protagonisti da ragazzini, perché non ci sono scene con loro da adulti che tornano ad Harry. Questo succede perché credo che non volessero pisciare fuori la tazza, non sapendo come sarebbe andato questo film, hanno fatto che dire noi lo facciamo uscire, se poi va bene facciamo il seguito. Il punto è che probabilmente avevano fiducia che il film sarebbe stato visto e io credo che nessuno si renda conto del grande potenziale che ha questo hit, perché i trailer usciti finora hanno avuto un boom di visualizzazioni incredibili, è un'opera, quella letteraria, molto amata. I fine degli anni 90 modo suo è diventato un cult, soprattutto per la presenza di Tim Curry nei panni di Pennywise, e io penso che sarà un successo box office tra i più grandi degli ultimi anni. Quando sono stato alle scorse giornate estive di cinema di Riccione, alla conferenza Warner, chi stava presentando il rullo ha detto agli esercenti in sala: non contate questo film come un normale horror che esce nel periodo di Halloween, perché da noi esce il 19 di ottobre, perché incasserà molto di più. E io penso che incasserà veramente tanto di più. Non capisco perché da noi esca un mese dopo rispetto agli Stati Uniti d'America, come Dunkirk. Del resto, fortuna che io Dunkirk l'ho già visto in anteprima pochi giorni fa, infatti devo recensirlo, anche se poi la recensione la potrò mettere da 21 agosto, però almeno ne parlo quando sono fresco, poi metto il video in differita. Però vabbè, non so per il perché di questi ritardi. Sta di fatto che finalmente vediamo Bill Skarsgård nei panni di Pennywise in maniera un po' più chiara. La parte del tombino fa paura, porca di quella puttana. E le varie scene sono perfette. Come ho detto anche durante la reaction, non capisco perché abbiano tagliato i capelli di Beverly Marsh. Allora, io non sono un nazista delle trasposizioni, anche se nel libro dovrebbe avere i capelli lunghissimi che sono soltanto di distintivo.
E qui non li ha, non è un problema. Credo, e questa intuizione l'ho avuta poco fa, che sia perché i capelli così lunghi fanno poco anni 80. Era una cosa più da anni 50, dove effettivamente è ambientato il libro nel momento in cui loro sono bambini. Hanno traslato tutto, perché quando sono adulti sanno ai giorni nostri. Quindi, siccome passano circa 30 anni, 27 per precisione, hanno dovuto fare questo cambio temporale. Per me va benissimo, nel senso che non è una cosa particolarmente limitante. Sì, è un tratto distintivo di Beverly, ma sti cazzi, voglio dire. Sinceramente, ci sono un paio di punti in cui mi sono cagato addosso. La parte delle bambole, madonna, è suggestivissima. E il film è di Andres Muschietti, già regista della Madre, prodotto da Guillermo del Toro. È un peccato che non sia stato detto a Kerry Giorgio Fukunaga, che aveva donato il progetto prima che iniziasse, però è rimasto come produttore. Quindi, insomma, io ho grande fiducia, io sono convinto che finalmente potremo avere la degna trasposizione di It. Ricordiamoci che è la prima vera trasposizione cinematografica del romanzo di Stephen King. Perché? Perché in realtà, fondamentalmente, quella che conosciamo tutti con Tim Curry non è la trasposizione cinematografica di It, è un film per la TV diviso in due parti, quindi non è la stessa cosa, per cui io ho una fiducia clamorosa. Ottimo il fatto che abbiano scritturato per interpretare Chet Osier uno dei protagonisti di Stranger Things, quindi insomma è marketing, è normale, quindi io sono veramente contento e non vedo l'ora. Forse è uno dei film che aspetto di più tra quelli che usciranno prossimamente insieme alla Torre Nera, e guarda caso sempre Stephen King. Peraltro hanno fatto uscire un altro trailer alla Torre Nera dove mostrano vari scenari che sono quelli di alcuni romanzi di Stephen King, perché sta iniziando lo Stephen King Universe. Io sono troppo contento, perché sapete che la Torre Nera si muove nei vari universi creati dallo scrittore, per cui ragazzi, tanto hype, King ha ancora tanto da dare dal punto di vista delle idee, vediamo cosa succederà. Ma per questo It mi si sta croccando tantissimo la mutanda. La frase che dice il protagonista, che da bambino ti senti sicuro e poi a un certo punto smetti di sentirti sicuro e inizi a avere paura, è vera, così come è vero che tu gli adulti quando sei bambino li trovi come i protettori, come coloro che ti proteggeranno sempre. E notare le facce psicopatici di alcuni degli adulti, perché? Perché io credo che quello sia il momento, che è uno di quelli che nel libro mi è piaciuto di più, in cui capiamo che Pennywise controlla tutti e che quindi gli adulti ad Harry fondamentalmente fanno quello che vuole lui. Se lui vuole che loro guardino un'altra parte, loro lo fanno. Infatti alla fine, quando loro vanno a combattere contro di lui, effettivamente sono tutti lì che si fanno i cazzacci loro. Quindi è una cosa fantastica, molto semplicemente. Non vedo veramente l'ora che esca sto cazzo di film, perché l'hype mi sta uccidendo. Io vi abbraccio, grazie di seguirmi tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto bene. Fatemi sapere un contenuto sotto, se non siete proprio così, la nostra descrizione, mi raccomando, spero troppo. Noi ci vediamo al prossimo vlog.